Ben trovati questa sera a Nividemu con Maria Cristina Saia, che ringraziamo di essere qui con noi a Messina Ora, la candidata a sindaco del Movimento 5 Stelle. Buona serata. Ci sentite? Ok, noi siamo in questo momento collegati in uno stile abbastanza consono al Movimento 5 Stelle attraverso Skype, quindi invito tutti quelli che ci stanno seguendo via chat a partecipare con noi a questo incontro. E Maria Cristina Saia si trova nella sede del Movimento, tra l'altro una sede aperta da poco. Maria Cristina, chiariamo subito che noi ultimamente siamo state protagoniste, anche se non era chiaramente un fatto personale, di una polemica, non tanto chiaramente per questioni relative appunto a fatti personali, ma per un metodo, quello scelto dal Movimento 5 Stelle in riferimento alla possibilità o meno di un confronto diretto televisivo con i candidati. Questo, tra l'altro, è argomento di cui si parla anche a livello nazionale, quindi spieghiamo perché ci sta ascoltando, insomma, qual è il vostro metodo nel voler comunicare il vostro programma, la vostra campagna elettorale. Ma guarda, intanto siamo qui se vuoi, Sì, no? va bene. Ok, allora, noi abbiamo un'idea molto diversa, nel senso che vorremmo, intanto quelle che sono le soluzioni da dare alla società, proprio coinvolgere i cittadini. Non ci siamo per i progetti che vengono parlati dall'alto, pronti, che non coinvolgono gli aspetti interessati, e quindi tutti i giorni, per esempio, stiamo organizzando una serie di Maria Cristina, purtroppo ti interrompo perché abbiamo dei piccoli collegamenti di audio con il vostro, forse dovreste sistemare meglio perché prima nelle prove, poco fa si sentiva bene. Anche se insomma, diciamo che il nostro format Democracy è proprio fatto con questa idea, quella di una grande partecipazione attiva sia del pubblico in sala che del pubblico sulla chat, quindi comunque l'invito continuiamo a rivolgertelo anche perché sostanzialmente non è soltanto diciamo, una nostra curiosità, ma è anche una necessità da giornalisti nei confronti del nostro pubblico che ce lo chiede comunque. Perché? Ovviamente tu tra l'altro sei l'unica anche donna di queste elezioni candidata a sindaco, quindi c'è anche molta curiosità sulla tua personalità, perché poi si dice sempre che insomma, uno è uguale ad un altro tra di voi, siete comunque portavoce di una collettività, però anche insomma, ogni individuo ha la sua parte nel fare le cose. Credo che tra l'altro tu hai anche una bella personalità, sei una persona che ha viaggiato. Raccontaci anche un po' di te. Allora, va bene, questo titolo raccolgo e cercherò un attimo di capire se possiamo trasgredire a quella che sono dati di prima. E poi, vabbè, mi posso proprio raccontare. Maria Cristina, scusami, avete dei problemi di audio, quindi non so se c'è qualche tecnico lì da voi che ti può aiutare in questo momento. Adesso, guarda, potrebbe essere di poco. Senti? Adesso un po' meglio, no? È il vostro micro, mi dicono. Il nostro coperto. Mi senti? Speriamo piuttosto che ci sentano comunque, io mi potrò sforzare, però dico speriamo che ci sentano bene gli amici della chat. Sì, infatti, speriamo che insomma si devi sentire, se si sente, questo è il bello di farlo. E niente, Cristina Saia è una donna siciliana, per certi versi molto normale, ma una storia abbastanza pesante, ecco. E ho viaggiato moltissimo, sono allontanata dalla Sicilia quando avevo 3 anni, e niente, la mia curiosità la lingua, come anche esperti, hanno portato
mi hanno portato, ecco, per anni, terra, non sono una famiglia ricchissima, di conseguenza ho fatto dei giro di specialisti per potermi mantenere. Dopo, a un certo punto, ho iniziato ad amare la mia isola Diciamo e che la tua ho. scoperta di Messina fondamentalmente è avvenuta già da adulta, proprio perché in un momento un po' adolescenziale avevi deciso, come fanno in molti, di abbandonare, di lasciare questo luogo, di vedere un po' il mondo, però insomma poi alla fine hai fatto una scelta precisa, quella di provarci nella nostra città. Ma guarda, ho deciso di rimanere a Messina, che è sempre stato, solo che ovviamente non veniva poi soddisfatto dalle pubblicità, eccetera, di rimanere. E ho sempre pensato che Messina in realtà dovesse in qualche modo rispettarsi a livello turistico e quindi insomma il fatto di poter imparare con il contatto diretto alcune lingue europee sicuramente mi avrebbe poi come permesso di essere a Messina e fare quello che più mi serve. Quindi insomma il mio ritorno, amo Messina e mi piacerebbe vederla come una grande città europea sviluppata, piena di turismo e piena ovviamente per i giovani messinesi che vogliono rimanere qua al contrario di quello che si pensa. Io Maria Cristina purtroppo ti sento malissimo, spero che comunque tu possa insomma migliorare la qualità del microfono. Nel frattempo continuiamo, nel senso che insomma ti hanno definito anche un po' grillina della prima ora. So che questo termine di grillini non vi piace, però è un termine giornalistico che si usa per semplificare. In ogni caso, tu comunque appunto hai cominciato già con il meetup, ti sei candidata anche, hai fatto l'esperienza con Sonia Alfano. Come sono cambiati gli aderenti al movimento in questi anni, soprattutto a Messina, adesso che si va verso le amministrative? Che clima c'è attorno al Movimento 5 Stelle? Ma guarda, sì è vero, io sono una grillina, veramente non me ne vergogno perché comunque è la mia storia, noi eravamo i grilli dello stretto, quindi da sempre grillina e l'esperienza con Sonia Alfano è stata un'esperienza importantissima che mi ha insegnato tantissime cose. E oggi posso dire che abbiamo un sacco di entusiasmo, veramente abbiamo in questo momento la possibilità davvero di fare quello che possiamo veramente fare per una Messina che vogliamo. Siamo tutti giovani, la maggior parte, ci sono diversi professionisti che ci stanno alle spalle, che prima ovviamente non c'erano, e sono dei professionisti stanchi di vedere anche loro questa Messina così ridotta e malfatta, e niente, ti posso soltanto dire che siamo, la maggior parte sono persone che si sono avvicinate al movimento da 2 anni. Ci sono degli storici, Francesco Longo, Gabriele Lando, Massimiliano Arcei, anche se in questo momento per lavoro si trova a Torino, ma abbiamo una buona fetta di storia che si trascina poi tutto un filo nuovo, forse anche più voglioso di entrare in politica, occupare Palazzo Zanca, cercare veramente di cambiare non soltanto la mentalità, quindi a livello culturale, ma anche la mentalità anche a livello politico, ecco. Quando parli di cambiare mentalità a livello politico, una delle prime, mi ricordo, insomma, discussioni che ci sono state prima delle amministrative, era l'ipotesi che comunque, prima ancora che tu fossi il candidato, il Movimento 5 Stelle, anche per adesione a quel tipo di politica, la politica appunto dei fatti, delle azioni, poteva in qualche modo avere dei punti in comune con Renato Accorinti. In quanto la scelta di non appoggiarlo è stata influenzata da un discorso interno piuttosto che da Beppe Grillo, come è stato detto. Pare che sia stato lui in persona a dire un no che probabilmente non è stato condiviso proprio da tutti all'interno del movimento. E in questo caso, ipotizzando per esempio un ballottaggio, che tipo di rapporti potreste avere con il movimento di Renato? Ah, guarda, scusami, insomma, vorrei precisare perché proprio per il desiderio di verità sempre, di chiarezza, che non c'è stato un grillo che ha, come dire,
eliminato la possibilità di Renato all'interno del Movimento 5 Stelle, anzi devo dire che proprio sarebbe stato il nostro candidato se solo l'avesse voluto, il problema è che non l'ha voluto, sicuramente ha i suoi buoni motivi, però il Movimento 5 Stelle ha delle regole ben precise che ovviamente non potevano mettersi in discussione davanti a lui, così come non lo fa davanti a nessun altro, ecco, questo tenevo a precisarlo. E poi dopodiché, non so, cosa esattamente Dico, volessi sapere. eventualmente, comunque c'è un dialogo aperto e nel Consiglio Comunale ci sareste bene tutti insieme, insomma. Ovviamente bisogna lavorare per questa città, via dai personalismi che non ci appartengono, bisogna mettere tutto quello che c'è di buono insieme e andare avanti, ovviamente lavorare. Come ti ho detto prima, che ci devono essere dei confronti, delle discussioni devono essere per affrontare finalmente una volta per tutte quelli che sono i problemi. Non, cioè, certamente non ci possiamo mettere a fare la guerra stupidaggini, ecco, insomma. A proposito di problemi, ovviamente ci saranno delle priorità che tu e il movimento avete inserito nel programma. Raccontiamole brevemente, diciamo anche a chi si vuole informare che comunque può farlo attraverso i vostri canali, fermo restando che speriamo sempre in un confronto diretto con gli altri candidati. Sicuramente, guarda, vi posso dire che abbiamo intenzione di ripartire dal bilancio, ovviamente, da un bilancio che non si sa per quale motivo rimane ancora un mistero e noi ovviamente dovremo prima guardare le carte, vedere un attimo quali numeri abbiamo e quali non ne abbiamo, per poter cercare in questo momento a livello forse nazionale di aderire a una salva comuni però appositamente fatta per Messina a quel punto, perché sarebbe una ottima idea togliere finalmente questi 5 milioni di euro l'anno e cercare in qualche modo di non dare chicche a tutte quelle aziende che hanno ancora vantano dei crediti rispetto al comune di Messina e di conseguenza in un certo modo vorrebbero rientrare. Ma guarda, nel nostro programma sicuramente la priorità sarà quella di fare il più possibile in piccolo quello che già possiamo fare senza investimenti. Quindi abbiamo dei programmi che si sono sviluppati per aree tematiche, una di queste è ovviamente il turismo, sul quale io punto come bandiera del nostro programma, ma c'è anche l'urbanistica, l'ambiente, abbiamo visto i nostri programmi per 5-6 mesi più o meno, poi ovviamente ci sono dei programmi invece a medio raggio e a lungo termine. Per quanto riguarda per esempio il turismo, la priorità sicuramente assoluta sarà quella di aprire il nuovo museo regionale, così come già ci stiamo lavorando da parecchio tempo con la nostra portavoce all'arte Valentina Zaffarana. Abbiamo anche intenzione di creare dei piccoli mercatini artigianali proprio per aiutare i nostri commercianti, i nostri artigiani e valorizzare quelli che sono i nostri prodotti, che sono dei prodotti eccelsi, ecco, e che potrebbero davvero favorire un giusto scambio con presidi di slow food, contrapposti ovviamente a una cultura che non ci appartiene dei fast food. Altre cose che vogliamo fare sono percorsi sottomarini, per esempio, sono attuabili con le stesse scuole di diving che oggi abbiamo e in più abbiamo conosciuto davvero degli imprenditori che vorrebbero finalmente dare il giusto merito ad una Messina che vanta caratteristiche molto peculiari a livello di condizioni climatiche, diciamo così. Il vento di Messina è tra i più invidiati al mondo per poter fare campionati di kitesurf, surf, oppure addirittura di barca a vela. Quindi insomma ci vogliamo occupare di tutte quelle cose che nel primo periodo non riguardi investimenti Particolarmente importanti, che ovviamente importanti. dovremo attirare per poter realizzare poi a Messina non soltanto un turismo di tipo sostenibile e dedicato a bed and breakfast, che anche lì abbiamo individuato una legge regionale del 2000 che dà dei finanziamenti a fondo perduto, per esempio per chi in questo momento ha una casa affitta oppure una casa che non riesce a vendere, viste le condizioni. Insomma, la priorità è sicuramente quella di
cercare in tutti i modi di poter potenziare quello che è già l'offerta che ci arriva, la domanda che ci arriva, con un'offerta adeguata. E lo stesso discorso vale ovviamente Sì, per i rifiuti, ma anche per ti gli interrompo perché sbagli. insomma ovviamente un programma anche ricco di idee eccetera. Ora ti chiedo un po' di confrontarci su alcune questioni cittadine su cui comunque sicuramente avete un'idea ben chiara. Per esempio la questione della Rada San Francesco, si sta parlando in questi giorni di non rinnovare o rinnovare la concessione, in che maniera farlo. Abbiamo delle posizioni diverse, il Comitato della nostra città per esempio raccoglie le firme, Reset dice di fare comunque una proroga per un anno. Qual è l'idea del vostro movimento e cosa faresti tu se diventassi il sindaco di Messina, anche rispetto per esempio alla questione Ecopass? Guarda, noi sinceramente crediamo che la Rada San Francesco debba ritornare ai cittadini. Dici, nel frattempo che cosa facciamo? Bene, abbiamo due opzioni. O finalmente finiamo il porto di Tremestieri, insomma, lo rendiamo fruibile per tutto l'anno e quindi spostiamo il traffico da quel lato, mentre nel frattempo potremmo utilizzare il nolo Molisberga, che è già praticamente belle spazio, cercando di utilizzare quelle che sono la via Don Blas e poi a seguire per poter sempre togliere quelli che sono purtroppo i tir, i camion che invadono il nostro centro cittadino con grandissime problematiche che ci conosciamo. Quindi questo è quello che sicuramente io vorrei fare e il Movimento 5 Stelle vorrebbe fare. Allora, ritornando un po' al, diciamo, al movimento e ai nuovi, a quelli che in questi anni si sono avvicinati, sappiamo che in questi giorni si stanno tenendo le pluriversitarie, una sorta di momento in cui spiegate proprio gli strumenti della democrazia, il consiglio comunale, come funziona, eccetera. Come sta andando? Cosa sta succedendo? Ma guarda, sta succedendo una rivoluzione bellissima, i cittadini finalmente si allontanano dai sofà, dai divani, abbandonano quella scatola parlante che insomma alla fine tutto dice e niente dice e hanno la possibilità qui in una stanza accogliente che abbiamo proprio preso grazie a loro. Lo vogliamo sottolineare, di finalmente iniziare un concetto nuovo di democrazia partecipativa. Come ti dicevo, noi abbiamo avuto proprio l'esigenza di prendere una sede così grande perché non c'entravano più i nostri affezionati, simpatizzanti, curiosi e come li vogliamo chiamare. Oggi abbiamo circa un centinaio almeno di costanti, cioè che veramente se la pluriversità inizia alle 9, loro devono arrivare prima per assicurarsi il loro posto, per assicurarsi il loro diritto di proposta. Abbiamo dei risvolti molto positivi, devo dire. L'altro giorno, per esempio, nella pluriversità che riguardava l'urbanistica, abbiamo avuto delle idee molto, anche molto belle, ecco, quantomeno efficaci proprio per le zone che magari noi non viviamo, ma che altri cittadini vivono e quindi ci danno dei consigli specifici già per esempio per Gandhi, oppure per l'Annunziata, quindi insomma ti posso dire che siamo veramente contenti. Ok, ipotizzando la tua squadra di governo, come verranno fatte le scelte e ci saranno eventualmente delle persone esterne al Movimento 5 Stelle che potreste coinvolgere o bisogna avere per forza il curriculum pentastellare, come lo chiamo io? No, vabbè, allora noi guarda, sicuramente faremo una cosa, ci siamo già rivolti all'esterno e l'abbiamo fatto davvero con un grandissimo entusiasmo, abbiamo valutato i curricula, a secondo dell'attività associazionistica, in qualche modo fatta anche in altri tipi di realtà, che non fossero il Movimento 5 Stelle o insomma legato ad esso. Devo dire che a Messina ci sono tantissime associazioni, si parla credo di 300 associazioni e sicuramente andrò a cercarmi persone proprio da quei posti, perché devo dire che se quello che mi ha spinto insomma poi a fare tutto quello che ho fatto ovviamente ha avuto un ritorno dopo,
insomma ce l'avrà. Sicuramente è dovuto al fatto che l'ho fatto per tantissimi anni, investendo proprio il mio tempo, la mia passione, la mia voglia. Quindi credo che le persone che più mi aiuteranno, di cui io comunque voglio circondarmi, appartengono proprio all'associazionismo, alla cooperazione. E devo dire che in questo momento ho delle idee, ovviamente, ma non se le. Non le rivedi, va bene. E, senti, ultimamente c'è stata anche una notizia che riguarda una cosa che è accaduta in provincia di Messina, al Movimento 5 Stelle, perché da Palermo è arrivata proprio una diffida all'utilizzo del vostro simbolo. Cos'è accaduto a Sant'Agata Militello? Tu ne sai qualcosa in più che possiamo spiegare a chi Sì, ci vabbè, segue? ma cos'è accaduto? È accaduto che non mancano mai quelli che vogliono strumentalizzare la cosa. Noi le abbiamo affrontate diverse volte, anche a Messina per il secondo V-Day abbiamo avuto per esempio un'esperienza molto particolare che ci ha coinvolto, dove appunto veniva un attimino strumentalizzato quella che era questa giornata poi per raccogliere firme di una lista, ecco, quindi può succedere, però grazie al cielo, insomma, ci siamo regolamentati per questo, perché una volta eravamo soltanto amici di Beppe Grillo e infatti sossero delle liste che in qualche modo erano definite, così dire, pirata, da qui l'esigenza del Movimento 5 Stelle di avere delle regole ben precise e di conseguenza la lista si può fare ovviamente, ma deve essere in qualche modo frutto di un lavoro a livello locale e non spuntare poco prima delle elezioni, soltanto perché si vuole utilizzare un simbolo per poi presentarsi. Insomma, si sa bene che poi Per magari Movimento insomma 5 Stelle. approfittare de dell'onda che in questo momento chiaramente sembra comunque favorevole al Movimento 5 Stelle, anche se seguiamo quello che accade in Parlamento e gli osservatori dicono che comunque per esempio la realtà siciliana sia molto ben diversa rispetto a quello che sta succedendo a Roma, perché qui di fatto il Movimento 5 Stelle è perfettamente integrato nella macchina amministrativa, tra l'altro producendo dei risultati, insomma, costanti che riguardano delle tematiche piuttosto, importanti. A proposito di, insomma, una delle battaglie del Movimento 5 Stelle, quello del dimezzare gli stipendi, cosa accadrà a Palazzo Zanca se ci sarà Maria Saia sindaco? Ovviamente ci sarà lo stesso identico trattamento. Non dico che mi lasceranno a gratis, ma sicuramente Stai avremo, non ci attenta siamo perché poi pare che regolamentati. comunque qualche spesa c'è e quindi questo stipendio dimezzato, soprattutto ai parlamentari, non basta. Vabbè, ma sicuramente qualcuno si sarà lamentato, però voglio dire, si sa che insomma è quello, se tu ti cambi di Movimento 5 Stelle devi accettare questa, anche questa regola, ovviamente lo si fa per non abituarsi troppo a un tenore di vita troppo alto che poi ti renda sconnesso da quella che è la La realtà dei realtà. cittadini, bisogna rimanere sì. Bisogna rimanere con i piedi per terra nella realtà. E guarda, oggi veramente mi prendi in un momento di grande gioia perché è stato proprio approvato oggi all'ASP finalmente questa bella notizia, insomma il fondo per il microcredito ed sono stati stanziati circa 3 milioni di euro più ovviamente i soldi dei nostri portavoce che contribuiscono per circa 115 mila euro al mese, quindi diciamo che veramente siamo contentissimi. Va bene, Maria Cristina, intanto mi ha fatto piacere conoscerti, così come sicuramente è stato per i nostri spettatori. E ti ricordo che l'invito per Democracy è sempre disponibile, insomma. E non siamo poi così, cioè non siamo Bruno Vespa, noi anzi cerchiamo di fare le cose molto democraticamente, insomma, dando allo spettacolo il giusto, ma cercando di fare sempre giornalismo. Allora, noi quindi ci lasciamo. Un'ultima curiosità da donna a donna: cosa pensi della preferenza di genere rispetto al fatto che comunque c'è questa novità alle prossime amministrative? Guarda, devo dirti che se serve per svecchiare i partiti, attenzione, i partiti e non i cittadini, perché i cittadini hanno dimostrato di votare le donne, di volerle anche molto in politica, e se serve per svecchiare i partiti,
avrei pure potuto dire va bene, ci sto, però quello che è stato fatto, diciamo che è stata fatta una legge elettorale molto diversa, celata sotto lo slogan del doppio preferenza di genere, e questo è molto ingiusto, devo dire, molto, molto, come dire, subdolo, ecco, non mi piace. Insomma, non sei comunque neanche per le quote rosa, immagino. No, te l'ho detto, guarda, parlando con donne che hanno fatto politica, per esempio con la Maria Botteri, con la Botteri, scusate, Angela. Angela Botteri. Angela, sì, Angela Botteri. E parlando con lei, per esempio, ho capito che in realtà c'è il problema, ma il problema non è della cultura degli italiani, il problema è dei partiti, degli schemi di potere partitici. Quindi ci potrebbe pure stare, dico, che finché il Movimento 5 Stelle non raggiunga il 100%, ci può pure stare che i partiti tradizionali si svecchino con delle leggi. Questo io lo ammetterei sinceramente. Infatti, come ho detto, io sarei pure stata per una legge sulla doppia preferenza di genere, purché si fosse fatta ovviamente con delle regole che noi avevamo chiesto, che erano le tre schede, proprio per non avere invece quella identificazione del voto che adesso sarà molto, molto più certosina, che insomma non niente a che vedere con il risultato che doveva avere, che era appunto soltanto favorire l'introduzione delle donne in politica nei partiti tradizionali, che purtroppo invece non li aiutano. Maria Cristina, tu prima di arrivare al Movimento 5 Stelle e ancora prima agli amici di Beppe Grillo, che tipo di cultura politica avevi? Cioè, che libri politici ti sei formata, se c'è stata una formazione politica? Una curiosità, insomma, perché sappiamo che le Guarda, anime del movimento sono di destra, di sinistra, insomma, diciamo, la cultura politica è abbastanza eterogenea. non me lo sono neanche potuto permettere io di avere un'ideologia, sinceramente parlando. L'unica ideologia che mi ha spinto proprio a interessarmi del bene comune e quindi a fare politica in questo senso è stata proprio la difficoltà di incontrare un pensiero, un programma che mi rappresentasse all'interno poi di un partito che io vedevo ovviamente come, così come ho firmato, volevo senza pregiudicati, volevo un partito che insomma non facesse soltanto politica per potere, ma per passione e per risolvere le problematiche, non per trascinarle anni e anni e anni e poi non trovare una soluzione. Io ho fatto anche, devo dire, mi sono molto interessata allo Chevalier o a Bobbio, per esempio, ci sono dei testi bellissimi che ho avuto modo, grazie a un Universitario De Capua di conoscere, quindi insomma non ti posso dire sinceramente che orientamento fossi, te l'ho detto perché l'ideologia non mi appartiene. Sicuramente potevo più essere di sinistra che di destra, ma te l'ho detto, non ho sempre iniziato a fare politica al Movimento 5 Stelle, quindi per me è proprio vale l'idea, ecco, la buona idea per me va bene, non è importante se è di destra o di sinistra, e poi più belle sempre ce l'hanno dato Borsellino e Falcone, così come ripeto sempre, uno era di destra, l'altro era di sinistra, ma la legalità e la giustizia erano soltanto del bene comune, quindi non avevano una collocazione all'interno di questa distinzione. Va bene. Ok, permettimi una battuta cattivella, perché comunque dico, tu ti senti rappresentata da Rocco del Grande Fratello al Parlamento. Da chi? Da Rocco, Rocco del Grande Da Rocco. Fratello. Sì, veramente, no, veramente io mi sento rappresentata se è un cittadino onesto che hanno votato democraticamente. Poi credo che stia operando bene, da quello che mi dicono è anche molto professionale Comunque nel suo immagino che lavoro. sia sempre molto, dico, immagino comunque che sia sempre molto osservato, come accade un po' Sicuramente, è un gran bel ragazzo, no? Sì, Dico. oddio, questo non credo perché non è tra i miei gusti, però per carità. Allora, Maria Cristina, noi davvero ti ringraziamo di essere stata con noi, ci salutiamo e speriamo, insomma, di incontrarci prima delle prossime amministrative. Buona serata. Buona serata e grazie.